miei spostamenti in Polonia non poteva mancare la visita ad Auschwitz-Birkenau, nel luogo della barbarie più crudele, del tentativo di cancellare il popolo di Israele, di vanificare così anche l'elezione da parte di Dio, bandire Dio stesso dalla storia. Fu per me motivo di grande conforto veder comparire nel cielo in quel momento l'arcobaleno, mentre io, davanti all'orrore di quel luogo, nell'atteggiamento di cioppi gridavo verso Dio, scosso dallo spavento della sua apparente assenza e al contempo sorretto dalla certezza che Egli, anche nel suo silenzio, non cessa di essere e di rimanere con noi. L'arcobaleno era come una risposta: sì, io ci sono, e le parole della promessa dell'alleanza che ho pronunciato dopo il diluvio sono valide anche oggi.